addio burrascoso e poi il lieto fine. Cavaliere di Uomini e Donne trova l'amore lontano dall'invadenza delle telecamere. Uomini e Donne rappresenta per alcuni più un trampolino di lancio, piuttosto che il luogo ove l'amore sboccia e trionfa. Molti cavalieri e molte dame, di fatto, non sono riusciti ad incontrare la propria anima gemella, conquistando tuttavia un notevole successo mediatico. Ida Platano ad esempio, così come Gemma Galgani, ormai rappresenta un ospite fissa. Qualcuno poi gode di maggiore fortuna lontano dalle telecamere. Un cavaliere, reduce dal suo abbandono forzato, ha finalmente trovato l'amore. Udì, trova finalmente l'amore il cavaliere bohemian e tenebroso. La sua figura è divenuta argomento di dibattito, soprattutto in merito alle curiose dichiarazioni circa la sua visione dell'amore e dei rapporti con l'altro sesso. Ernesto Russo aveva già partecipato al programma nel lontano 2015, per poi tornare negli studi Mediaset completamente rinnovato. Chioma lunga e selvaggia, indole, per così dire, spirituale ed evidentemente libertina. Prima in veste di corteggiatore di Ida Platano e dopo nel ruolo di cavaliere del parterre maschile. Ha frequentato diverse dame, senza mai raggiungere l'apoteosi del feeling e dell'amore incondizionato. Barbara De Santi fu la prima ad accorgersi che qualcosa non andava, soffrendo del suo comportamento distante e talvolta distratto. Ebbene, per quanto Russo abbia fatto riferimento alle sue tempistiche e soprattutto alla necessità di incontrare la potenziale partner fisicamente e sensualmente prima di innamorarsi, alla fine il suo reale problema nasceva da ben altro. Maria De Filippi ha comunicato al cavaliere di aver ricevuto una segnalazione che lo vedeva in dolce compagnia. Ernesto non ha negato ed ha ammesso di aver intrecciato delle relazioni con donne estranee al dating show. A quel punto la conduttrice ha invitato l'inusuale corteggiatore a lasciare lo studio. Sembra, di fatto, che l'ex fiamma di Barbara goda di maggiore fortuna lontano dalle telecamere. Ernesto ha trovato l'amore. La fortunata si chiama Marta Cerasoli. La coppia si passa 11 anni di differenza ed è chiaramente molto unita. Il cavaliere, che raramente si è lasciato andare alle lusinghe e dal romanticismo, ha riempito la compagna di complimenti ed affettuosità. Oltre a dedicarle il brano di Vasco Rossi, Colpa del whisky, le cui parole cantano "Mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu", Russo le ha riservato una dolce dedica sui social media. La grande bellezza, si legge come didascalia dello scatto. Foto che non è stata risparmiata dalle critiche da parte della web community.